Sono Meni Fadel, sono un giovane saharawi, studente a Roma, faccio ingegneria. L'anno scorso io personalmente sono rimasto molto contento, anche colpito della diversità, dell'accoglienza di Ravenna. Non sono mai stato in un posto dove ci sono tante cittadinanze, tanti stranieri, tante culture allo stesso tempo, e l'accoglienza anche di Ravenna, che è un'accoglienza molto ospedale, molto simile anche alla nostra. È proprio il primo incontro, il primo dibattito, il primo incontro che lo proponiamo come associazione Intrecci. E il bello di lavorare in gruppo, in rete, come abbiamo detto, abbiamo coinvolto anche l'Associazione Libere Donne, Casa delle Donne di Ravenna. In qualunque, diciamo, latitudine del mondo, le donne non sono liberate, sono comunque attive, hanno bisogno di essere attive per la loro liberazione. Per cui, proprio partendo da un riappropriarci e ripensare al diritto di cittadinanza di tutti, delle donne e degli uomini, ma soprattutto delle famiglie di questa città. È difficile, anche le relazioni sociali non esistono e così si aggrava la condizione di isolamento. E l'altra difficoltà è il potere maschile, che dobbiamo dire, e blocca tutto. Il potere maschile veramente impedisce alle donne a uscire fuori dalle case. Noi donne senegalesi siamo intelligenti, siamo coraggiose, siamo brave, davvero. Solo che non tiriamo fuori quelle che abbiamo dentro. È la mamma 10 anni presente in Italia, non sa fare una frase. Ma l'autorità genitoriale dov'è? Parliamo di emancipazione. Ma quelle donne sono sottomesse dal passato, sottomesse dal presente, dai mariti, non integrate perché mancano le politiche di accoglienza. Una mamma italiana preoccupata di un suo figlio 15enne, 13enne, è una mamma straniera che ha quanti problemi avrà con un figlio adolescente nato qui? Punto di domanda. Nella società, fin dal momento in cui è iniziata la loro vita di profughi, quindi quando sono state esiliate dalla loro terra d'origine, quindi occupandosi di tutto, su tutti i fronti, loro in prima persona, dal momento che gli uomini erano in guerra. Il sentimento, il fatto di sentirsi, perché non tornano a casa, come è stato detto prima, secondo me è una frecciata incredibile, cioè una ferita, una pugnalata, perché lì non si si rende conto, non vi è la consapevolezza del sentimento della persona. La persona che si trova su un territorio, e vuol dire che ha lasciato un altro territorio con tutto quello che rappresenta. Nel lasciare e nel trovare si sviluppa un sentimento. Una volta mi fermo e mi chiedo, ma chi me lo fa fare? No? Anche di lottare a volte contro i pregiudizi, anche nell'ambito politico, il rapporto con l'altro, con una cultura diversa, ha sempre fatto parte di me, e quindi non riuscirei a far diversamente. Ecco. Si chiama Senait. È arrivata il 24 luglio del 2004. Aveva 24 anni, oggi ne ha 32. La seconda volta degli amici mettono da parte per lei e per suo figlio i $1,200 e la prende quella barca. Senait ha 32 anni, 2 bambini. Una casa e un lavoro d'aiuto cuoca. E questa è la storia breve. Thank you.
in grado e capace di andare a vedere come singoli contesti culturali producono classificazioni di ciò che è lavoro e ciò che non lo è, che possono essere ampie, cioè aperte, o al contrario possono chiudersi. Emerge che per il Sivaro fare l'amore è lavoro. Allora, insomma, capite bene che c'è una bella differenza rispetto alla nostra concezione di lavoro, appunto dei filosofi, a partire da Marx, insomma. Fatica al lavoro. È fatica e lavoro. Il lavoro domestico si comincia a parlare negli anni 50. In realtà, fino agli anni 50 del secolo scorso, tutto quello che si svolgeva nell'ambito della casa non era associato nella nostra cultura all'idea di lavoro. Guardate, non era associato e continua a non esserlo. Le prime persone dove la risposta è questo sportello che si chiama Non sei solo, crisi economica, solidarietà sociale. E le prime persone, la risposta è stata molto alta, e le persone che hanno telefonato erano prevalentemente donne, quindi mogli, compagne, madri, sorelle, e preoccupate per lo stato dei propri compagni, fratelli, insomma degli uomini di casa. I'm not afraid.